Ok, allora, boss finale leggendario. Andiamo a fare il livello e tanto ne parliamo. Allora, il team è quello che avete visto, quindi King, The One, Mono e Liz Rossa. Liz Rossa per chiaramente curare un po', nel frattempo che noi facciamo danno con il resto del team. King è qui per le barriere, Mono e The One pensano a fare danno. Ora, strategia generica. Fare fuori la prima fase, arrivare in seconda fase con le ulti e buttare giù ban. Allora, più nello specifico, noi andiamo a buttare giù, a utilizzare, scusate, un attacco di King tutti i turni, così da mettere la barriera e far sì che lane non ci tolga Gouge. Ban, vi ricordo che ha un revive sia in prima che in seconda fase. In prima fase ha 3 Gouge, quindi se lui ha 3 Gouge e lo shottate torna in vita. Ogni volta. Per un tot di volte, chiaramente, non all'infinito. In seconda fase passa a 5 se lui ha 5 Gouge. Torna in vita. E sono dolori. E lane in entrambe le fasi fa da supporto, quindi in prima fase stordisce con la ulti e toglie Gouge. Seconda fase, invece, va a riempire Gouge di ban più mette difesa giù. È un problema. In generale, quindi ok. Sostituzioni. Abbiamo una sostituzione possibile con Gother Rosso in realtà. Però per quanto mi riguarda è un problema perché in seconda fase. Allora, per Gother Rosso vi deve andare bene. In seconda fase lui deve partire nel turno in cui ultate che non ha 10 Gouge. Se lui non ha 10 Gouge, allora Gother Rosso va bene. Altrimenti, secondo me, io starei con questa composizione di team. Potete usare Margaret al posto di Mono, se avete la ulti alta soprattutto. Potete usare anche il team vecchio, ma non ve lo consiglio. Quello con Valenti e Arthur Blue. Però, appunto, sono personaggi un po' vecchiotti. Valenti non rende più così tanto come Mono. E nada, questo è. Come vedete, la prima fase è abbastanza facile. Non richiede grandi competenze o grande bravura. Basta tirare giù i personaggi. Quindi, ok. Mono fa il suo porco lavoro, fa un sacco di danno. The One non ne parliamo. State attenti ad Elayne perché, soprattutto se magari non avete equip messi benissimo, può essere che vi shotti Mono in questo caso. Però se il più delle volte avete la barriera di King non ve la shotta, quindi state tranquilli. Qui andiamo a mettere la barriera, attaccare una volta con The One e spostare Mono. Tanto abbiamo tutto il tempo di caricare la ulti senza prendere danno, diciamo, quindi tranquillamente. E per il resto non ci sono grandi trucchi o segreti, ragazzi. Sarebbe, ecco. Cosa che mi consiglio, che vi consiglio di su cui tenere un occhio sono le ulti. Chiaramente siete molto avvantaggiati se avete una ulti di Mono, di The One e di King alta perché riuscite a buttare giù ban molto più facilmente. Come capita a me, visto che ho le ulti non tanto alte, non riuscirò a buttare giù ban, quindi dovrò resistere durante i turni per far sì di buttarlo giù, di fargli esaurire le volte in cui può usare revive, diciamo, dai. Mettiamola così. E nada, chiudiamo la prima fase. Abbastanza semplicemente alla fine, ragazzi. Tra l'altro con Liz Rossa dietro vi aiuta a recuperare vita, quindi per quello non avete problemi. Non so in realtà quanto sia utile nell'effettivo, però. Anche perché se perdete tanta vita da morire. Cioè, il fatto è che in seconda fase o vi shotta o non vi fa quasi nessun danno. Quindi, ok. Seconda fase, appunto. Mono, King e The One. Mono subito perché shotta la prima vita. Shotta una volta. King fa danno a OE. Più mette il buff a tutti e poi The One fa il resto. Chiaramente questo discorso sarebbe stato il top se lui non avesse avuto 10 Gouge. A quest'ora sarebbe morto. Invece qui dobbiamo resistere tantissimo ai suoi attacchi, al difesa giù di Elayne, eccetera, eccetera, eccetera. E vi
vi assicuro che fa parecchio danno. Quindi, attenzione. Qui sono andato di, in realtà, Mono e The One. Anche se gli si toglie veramente pochissimo. Gli si toglie pochissima vita. È inutile girarci intorno, non si critta. E il danno fatto è proprio una merda. Mi è andata bene, però, in questo caso, che non ha recuperato altri Gouge. Quindi anche il turno 3, cioè il prossimo turno... Ah no, scusate, Elaine. Ci pensa Elaine. Opsi. Upsi, opsi. Come vedete, Elaine è un buon support, perché in questo caso va a metterci i Gouge a ban. Mi è andata bene, però, che ban non attaccasse in questo turno. Quello sì. Ban non attaccava, quindi mi ha dato modo di, diciamo, averla buona ancora per un turno, ecco. Avesse attaccato, credo che mi avrebbe buttato giù tutto il team, perché avere la difesa giù di Elaine combinata con il buff di Ban e i suoi attacchi con un 3 stelle vi toglie praticamente 2/3 di vita da tutto il team, compresa la barriera, quindi sì. Quindi sì, ragazzi, quindi sì. Che dire. E diciamo che le tattiche sono due. O lo shottate con tutte le ulti, turno 1 praticamente, oppure andate avanti finché non avete modo di fargli finire i revive. Oppure vi va bene, gli bloccate il Gouge, però la trovo una tattica veramente un po' meh. Dipende tutto da voi, dalle vostre ulti alla fine. E questo è un motivo per cui non è un buon boss da farmare. Veramente, non vi perdete nulla se non lo farmate. Anzi, vi evitate una bella rottura di cazzo, ve l'assicuro. Anche perché, ripeto, in questa run mi è andata abbastanza bene rispetto a quelle che possono essere le solite. Quindi, vedete voi, ragazzi, tutto qui. Qui abbiamo fatto attacco di Mono che toglie abbastanza, perché lui ha assai Gouge, e poi shottato perché aveva raggiunto il limite di revive possibili. Non può fare revive all'infinito, se no sarebbe stata troppo troppo complessa e troppo ingiusta la battaglia. Quindi questo è, io vi invito ad iscrivervi, lasciare un bel mi piace, farmi sapere cosa ne pensate se l'avete fatto, e noi ci vediamo in un prossimo video, va bene? Dai. Ciao carissimi!